Un Pineto al di sotto delle attese cade in casa nello scontro diretto per la salvezza contro il Castelfidardo, che abbandona con questa vittoria l'ultimo posto in classifica lasciandolo alla Civitanovese, prima trasferta sulla panchina marchigiana per l'ex difensore argentino Dario Bolzan, allenato in carriera anche da Amaolo. Out per squalifica tra i biancoverdi Capitan Pigini e Filipponi, e con Marconi squalificato, Bolzan schiera nel suo 4-2-3-1 Testoni al centro della difesa con Orlando, Berardi e Lodi in mediana, mentre Montagnoli, Maisto e Marconi supportano la prima punta Galli. Amaolo, che deve rinunciare a Di Rosa squalificato e all'infortunato Pisani, risponde con un 4-3-1-2 che ritrova Fiumara a destra e Capitan Stacchiotti dal primo minuto in difesa, mentre in avanti Cacciatore fa da trequartista dietro le punte Palumbo Ciarcelluti. La gara si apre al secondo minuto con una punizione dalla destra di Lodi, sulla quale Mazzocchetti si distende e para a terra. Al quarto d'ora la risposta del Pineto con Ciarcelluti, che raccoglie al volo la sponda di Palumbo, ma la sfera termina a lato. Al 27esimo Cacciatore fa partire un insidioso tiro cross dalla sinistra che Melillo respinge in tuffo, ma nessuno segue l'azione per provare il tap-in vincente. Poteva sicuramente essere sfruttata meglio questa occasione dal Pineto, che appare impreciso e poco grintoso in campo al cospetto di un Castelfidardo che approccia meglio la gara, e al 38esimo passa in vantaggio quando il giovane classe 97 Montagnoli approfitta di un disimpegno impreciso, recupera palla e si invola tutto solo, finalizzando il contropiede, infilando sul primo palo l'incolpevole Mazzocchetti per l'1-0 in favore dei biancoverdi ospiti. Dopo lo svantaggio ci si attende una reazione da parte della squadra di casa, che però tarda ad arrivare, ed anche la ripresa si apre con i marchigiani in avanti che al quarto tentano con un colpo di testa di Maisto di raddoppiare. Il Pineto sembra spaesato, incapace di imbastire una reazione efficace, tanto che Melillo è di fatto inoperoso. Amaolo decide così di cambiare per provare a scuotere i suoi, che sembrano soffrire oltremodo la maggiore aggressività e determinazione del Castelfidardo. Fuori Ciarcelluti, Cacciatore ed Esposito, dentro Emili, Ganci e Proietti, ma la musica non cambia in quella che sembra essere proprio una giornata no. Anzi, al 27esimo il Pineto rischia di incassare il raddoppio quando ancora il giovane Montagnoli, il migliore in campo oggi, riceve palla sul filo del fuorigioco e in diagonale centra il palo. Le uniche due occasioni di marca locale in una domenica nera sono quelle di Pomante in mischia al 37esimo e la punizione di Ganci alta sulla traversa al 42esimo, specchio di una prestazione opaca. Il Pineto paga la maggiore voglia di vincere dei marchigiani, con Bolzan che centra la prima vittoria da tecnico biancoverde. Il cammino verso la salvezza si fa ora più arduo per i biancazzurri, chiamati ad affrontare con un atteggiamento diverso un altro scontro diretto domenica prossima contro l'Alfonsine. Una prestazione negativa in tutti i sensi. Sapevo dalla difficoltà che rivestiva questa gara, perché il Castelfidardo l'ha dimostrato oggi e anche in altre partite, è una classifica bugiarda e è un organico secondo me buono per la categoria. Aveva una motivazione diversa dalla nostra, quindi una squadra che deve lottare per un obiettivo importante come il nostro deve giocare con un altro atteggiamento. Noi non l'abbiamo fatto. La partita, diciamo, era equilibrata. Abbiamo messo del nostro anche sul gol del vantaggio, non mi sembra che siano state tante occasioni da una parte o dall'altra, era soltanto una questione d'atteggiamento che ha premiato la squadra che aveva una motivazione maggiore. Quando poi affronti le partite che sbagli l'approccio e non c'è l'atteggiamento giusto, poi subisci anche, ecco, la forza di convinzione della squadra avversaria. Lo sappiamo che è stata colpa nostra, quindi ci prendiamo tutte le responsabilità e ci prepareremo al meglio per la prossima partita con l'Alfonsina. Già domenica scorsa, la mia prima partita, avevo visto dei segnali positivi. Ho capito che è un gruppo che ci si poteva lavorare. Infatti questa settimana abbiamo intensificato il lavoro e i ragazzi penso che oggi hanno iniziato a ragionare con la mia testa. Abbiamo iniziato a mettere in campo le nostre idee, che è quello che penso io di questa squadra possa fare. E quindi sono soddisfatto soprattutto per loro, perché hanno sofferto tanto per tanti mesi. È giusto che ora attraverso il lavoro iniziano ad arrivare i risultati. Ci ho creduto quando mi hanno chiamato che si poteva lavorare, e ci credo ancora di più perché vedo come stanno lavorando. Poi il calcio, fondamentalmente la partita,
e diciamo è il riassunto di quello che è successo in settimana. Se in settimana tutti alleni come si stanno allenando loro, sicuramente la domenica avranno delle soddisfazioni.